Le politiche della gestione dell'acqua in agricoltura potrebbero portare benefici per oltre 17 miliardi di euro. È il dato emerso dallo studio presentato dal Tesis, la società specializzata nella consulenza strategica e nello sviluppo di conoscenza, a cui ha contribuito tra gli altri Federutility, la federazione di gestori italiani di acquedotti del ciclo idrico. La tavola rotonda, promossa dal presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Paolo Russo, ha riunito i principali attori del settore chiamati ad esporre le problematiche legate alla gestione dell'oro blu. Sotto la lente di ingrandimento di Altesis, l'individuazione delle aree di intervento e la sinergia tra gli enti del settore, ad apportare inoltre ulteriori benefici pari a 8 miliardi di euro, l'ammodernamento delle reti idriche. L'acqua è un fattore chiave di competizione per l'agricoltura italiana. L'irrigazione contribuisce per più del 50% alla produzione totale agricola nel nostro paese, e larga parte della nostra produzione agricola di qualità che va all'esportazione, la larghissima parte, è produzione irrigua. Lì c'è il valore aggiunto, lì c'è l'impronta del Made in Italy, lì c'è l'acqua. È stata ricordata una percentuale a livello mondiale, il 70% dell'acqua è destinata ad usi agricoli. Nel nostro paese questa percentuale negli anni si è ridotta, ma rimane una parte importante.